Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 26. Matteo, Esther, salite su un albero in fretta! Senza esitare salimmo su un albero. Giulia fece una specie di verso, tipo di richiamo, e all'improvviso apparvero dei cani. Ma erano cani morti. Ad alcuni gli si vedevano le costole, i polmoni, il cuore, e alcuni non avevano nulla di tutto ciò. Alcuni avevano solo la testa e quattro zampe, senza il busto e senza coda. Facevano paura, molta paura. Si scagliarono contro il corpo a brandelli e lo mangiarono. Giulia si era messa seduta vicino a me. Così la polizia non avrà nessuna prova. Come potete vedere, non solo stanno mangiando il corpo di Christian, ma dopo vedrete anche che mangeranno l'anima con cui è stato ucciso. E faranno scomparire ogni singola impronta o indizio che collega a voi. Siccome i suoi genitori sono morti e ormai non si sente più con i suoi fratelli per via della distanza e per via dei casini avvenuti precedentemente, nessuno lo cercherà. Nessuno. Giulia, come fai a sapere la sua situazione familiare? Cara mia Esther, sono morta. Posso vedere cose che voi vivi non vedete. Va bene, ma... E come al solito Giulia scomparve nel nulla. Io e Esther ci guardammo negli occhi e ci aiutavamo a vicenda per scendere da quell'albero. Uscimmo dal bosco e entrammo in macchina. Non credevo ancora a quello che era successo. Scusami, Matteo, non è colpa tua. Non l'hai ucciso te, ma Giulia. Misi in moto la macchina e andammo a casa mia. Appena entrammo, vidi mia moglie in cucina. Marta, siccome non hai soldi per permetterti una casa, te starai qui con noi, ma ci saranno delle regole. Che regole? Non rompere il cazzo, non dormi nella mia camera, ma dormi sul divano. Perla la curo io d'ora in poi. Porti fuori i cani, sempre. Dai da mangiare ai cani e pulisci casa, ogni giorno. Insomma, divento schiava. Diventi una schiava puttana. Se non vuoi ritrovarti sotto i ponti, rispetta le regole. Tanto, facevo sempre tutto io e tu non muovevi un dito. Quindi se lo fai adesso già non ti fa male alla salute. Ah, lei è Esther, la donna del tuo amato Christian. Lei abita qui adesso. Domani andiamo a casa sua per preparare gli scatoloni e tu li porterai qui. Chiaro? Chiaro. Salimmo per andare in camera, ma prima passai a vedere se mia figlia stava dormendo. E meno male, sì, dormiva come un ghiro. Gli diedi un bacio sulla guancia e uscì dalla camera. Io e Esther entrammo nella mia camera da letto e ci fiondammo nel letto a dormire.